È arrivato il senatore Consiglio, prego. Sì, grazie Presidente, mi scuso ma c'è una manifestazione sui vaccini all'esterno del Senato e quindi ho avuto qualche interfaccia con qualche soggetto che ha perorato un po' la causa. Però io stasera parlo di qualcos'altro, un intervento, faccio riferimento ad alcuni articoli sulla stampa di qualche giorno fa in cui il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha dichiarato in alcune interviste che non abbiamo bisogno di chiudere le frontiere, al contrario, è proprio chiudendo le frontiere che rischiamo di distruggere il nostro sistema di protezione sociale. E in questa intervista ha anche insistito dicendo che gli immigrati offrono un contributo molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione sociale. E ha anche sfoggiato dati e schemi, senza di loro il deficit di 38 miliardi di euro per le casse dell'Istituto. Peccato, Presidente Boeri, che lei stia e debba stare al suo posto, ognuno faccia il suo mestiere. Lei faccia i conti e cerchi di mandare in pensione la gente con una certa dignità di età e non sicuramente a 100 anni, forse alcuni conteggi li doveva fare anche quando c'è stata la legge Fornero, che non è ancora stato risolto come problematica a livello di pensione. E i suoi conti, Presidente, fanno un po' acqua da tutte le parti, ma soprattutto nei ragionamenti. 1,8 milioni di stranieri attivi in questo Paese, ma ce ne sono anche 2,1 milioni a carico del sistema che non fanno nulla. E ricordo anche al Presidente Boeri che l'Istat in questi giorni ha segnalato la perdita di 51.000 posti di lavoro, una disoccupazione all'11,3%, tra l'altro un dato secondo me molto ottimista, e una disoccupazione giovanile al 37%. E basterebbe far rientrare in Italia la metà dei giovani emigrati all'estero negli ultimi 4-5 anni. Ve lo ricordo, sono emigrati per motivi legati piuttosto molto spesso alla questione di lavoro. Basterebbero loro per risolvere i problemi. Quindi, Presidente Boeri, non si sostituisca al Parlamento in certe scelte politiche, soprattutto in questo momento in cui l'approvazione e il dibattito che c'è sullo ius soli in aula sta creando parecchie frizioni sia nelle aule parlamentari che nel Paese tutto. E perché già che ci siamo, forse sarebbe meglio analizzare il perché le coppie italiane non fanno figli, forse bisognerebbe capire perché gli asili non funzionano come dovrebbero, la scuola non si può certo demandare tutta la scuola, ma anche quella probabilmente non ha la possibilità di ricevere ai ragazzi il massimo di quello che potrebbe dare. E dici, bisognerebbe forse preoccuparsi anche del fatto che il 29% degli italiani, pari a circa 17,5 milioni di persone, sono a rischio povertà e esclusione sociale, e a sud arriva quasi al 46-47%. Quindi, Presidente, noi non abbiamo bisogno di nessuno. Basterebbe mettere a regime tutti i disoccupati che abbiamo in questo benedetto Paese, richiamare un po' di giovani che tra l'altro hanno avuto un costo sociale perché si sono formati in Italia, e metteremo a posto sicuramente i conti. Se poi lei è così bravo di riuscire a dare il lavoro a 100.000 come le avete chiamati soggetti che arrivano in questo Paese, che sono le risorse, e si riesce a dare lavoro a tutte queste risorse, noi siamo ben contenti. Però non faccia affermazioni che non la competano, soprattutto in un momento particolare per questo Paese. E poi abbiamo visto anche cosa è successo con l'enfant prodige della politica europea, Macron. Qualcuno diceva che un Macron al giorno toglie l'immigrato di torno, però questo ha risolto i problemi della Francia in una settimana circa di suo operato, e li ha scaricati, come ha fatto anche la Germania e l'Austria, sul nostro Paese. Allora, se sono risorse, dovrebbero essere risorse per tutta l'Europa. Invece, se diventano risorse solamente per noi, ben venga se il lavoro lo troviamo a tutti questi ragazzi. Io credo invece che sarebbe il caso forse di mettere in condizioni i nostri disoccupati di trovare un lavoro. Ecco, quindi, Presidente Boeri, ognuno faccia il suo mestiere. Grazie.